Amici di Braciami Ancora, seguiteci in questo video perché vi faccio venire l'acquolina in bocca e sto giro, ragazzi, imparerete un sacco di cose. Con me Paola, grande amica di Braciami Ancora. Ciao. Grande chef. Ah, ma non stai al ristorante oggi, non stai di casa, sempre con me a fare video. Che bello, sono felicissimo. Noi siamo all'interno della cucina di Luca Brasi, la Brasilia, Osio Sotto, provincia di Bergamo. Il video inizia qua ma proseguirà da un'altra parte. Ci serve però l'aiuto di Federico. Federico! Grande braccio destro di chef Brasi, che aprirà il barbecue perché dentro c'è un sacco di roba buona. Allora abbiamo del reale, sì, fatto barbecue, sì, con rabacchieri, fregna. Poi qua sulla sinistra, mentre sulla destra troviamo la spalla di maiale, invece con raba la senape. Benissimo, signori e signori, Luca Brasi, uno chef, lo posso dire, con i controcoglioni. Oggi il video, come ho detto, inizia dal suo ristorante ma prosegue in un altro ristorante qua vicino, in un paesino qua vicino, a Dalmine, perché ha aperto la brasseria On The Road. Praticamente la tua proposta di street food. Esatto, street food gourmet. Paola, Matti, uno chef stellato, un hamburger o un panino col pulled pork o il pulled beef, te l'ha mai preparato? Ma assolutamente no, penso che sia una cosa unica in tutta Italia. E allora oggi, ragazzi, ci divertiamo, vediamo questo un crossover unico al mondo, perché io non ho mai visto uno chef stellato che appende giustamente la stella sul muro in una meravigliosa cornice e inizia a fare questa roba qua. Direi che possiamo dare inizio alle danze, no? Vai, oddio mio, è qui impazzito. Wow. Scotta, eh? Scotta pure per te, eh? Marinato 24 ore con rava curry. Sì, e poi? E poi cotto 7-8 ore col fumo di faccio a 110 gradi. Pazzesco, ragazzi. Madonna. Senti l'odore. Madonna. Ragazzi, volevo farvi vedere una cosa. Allora, questo, che vedete, questo, diciamo, colore scuro non è bruciatura, ok? È l'equivalente della crosta del pane. La crosta del pane ve la mangiate, siete abituati a vederla di quel colore. È fondamentalmente la caramellizzazione del rub, ovvero sia delle spezie che vengono messe per arricchire e ingolosire questi meravigliosi pezzi di carne. Poi si mettono a cuocere a fuoco lento ed ecco là che il risultato è questo. Ma è assolutamente fisiologico, è al pari della crosta del pane. Dico bene, Luca? Esatto. Quindi una cosa ho detta bene. Ogni tanto. Dai. Mortacci tua. Una cosa ci tengo a specificare e a dire prima di trasferirci alla Brasserie On The Road: tutta la carne che mangiamo alla Brasserie On The Road viene fatta qua, in questa tua cucina, sì, espressa. Non solo la carne, anche le salse, le guarnizioni. Tutto qua, esattamente come ho visto adesso. Esce da quel barbecue, tu lo fai a ciclo continuo praticamente. Sì. Ok. Federico è il regista di tutto. È regista, questo. Ok. Credo non sia facile organizzare una cucina di un ristorante. Assolutamente no, devi essere pure organizzata alla perfezione. Perfetto, è Luca, Brasi, lo è. Zanza, dai, andiamo a mangiare là. Luca, raccontaci un po' come ti è partita l'idea di creare questa brasseria on the road. La brasseria è nata durante il Covid, cioè dopo il Covid abbiamo deciso. Così ci è nata l'idea di avere qualcosa di nuovo per incentivare, incrementare il lavoro dopo un periodo molto brutto, molto difficoltoso. E avevo un po' di tempo che avevo in mente di fare questo container con la cucina dove fare dello street food, hamburger e prodotti simili. Abbiamo preso questo container, è stato posato davanti al ristorante e per l'estate del 2021, maggio-ottobre, abbiamo fatto questa proposta di street food, hamburger, pull, ribs. C'era tanta voglia di uscire, la gente era molto entusiasta, dai, dopo un anno e mezzo chiusi in casa, per cui abbiamo avuto un buon, ottimo riscontro. A fine stagione il container dovevamo rimuoverlo e così da lì è nata l'idea di creare un format che potesse, con l'ambizione di essere replicato. Okay. È un modo di proporre la nostra cucina in modo più semplice. Qual è la particolarità del tuo street food che caratterizza questa brasseria on the road? Ma innanzitutto il prodotto, la materia prima è di assoluta qualità perché lavoriamo con i prodotti che abbiamo selezionato per il ristorante. Allora, io sono stata già a mangiare da te alla brasseria e
livello altissimo, e quindi le mie aspettative sono altissime, sicuramente non verranno disattese, quindi sono curiosissima di fare questo percorso oggi all'interno del tuo street food. Andiamo, ci proviamo. Ok. Vai. Oh ragazzi, allora, Paola e Luca già stanno dentro in cucina, vi faccio vedere il locale da fuori, siamo a Viale Mazzini Dalmine. Dalmine è vicino Bergamo, una cittadina molto carina. C'è la classica B iconica di Luca, no? Quindi da fuori lo vedete, il locale è bello, preciso, pulito, carino, ste vetrate ampie che danno luce, poi entriamo dentro, i chef stanno già in cucina. Che ti interrompo? Sì. Allora, Paola praticamente... Chef. Paola mi ha abbandonato, Luca, ogni volta che tenete figlia mi abbandona. Vabbè, sono curiosa, no? Se poi te la lascio, eh. Paola, ho visto che ti stai studiando il menù. Sì. A te l'onore, con che vogliamo iniziare? Allora, guarda, io inizierei con il panino, quello della braseria, tipico, cioè, no? C'è un panino che si chiama la braseria? La braseria. Cioè, iniziamo subito... Sono rimasta colpita dagli ingredienti, che sono semplici, ma sicuramente lo chef ci metterà il suo tocco. Lo facciamo con... una vacca di Reggiana Rossa biologica. Fa vedere. Sono vacche che producono latte per il parmigiano reggiano, vacche rosse. Ok. A fine carriera le più belle vengono messe all'ingrasso. E tu ci fai questi hamburger? E noi facciamo questi hamburger, sì. Okay. È un hamburger sostenibile perché la vacca non è allevata per questa, produrre il carne. Questa ragazzi è una filosofia di Luca che io approvo molto, no? Apprezzo, approvo, sostengo e spingo. Ragazzi, dovete sapere, quando si entra, chiamiamola così, generalizziamo, in una hamburgeria, io la prima cosa che faccio, chiedo il pane. Sì. Il gergo si chiama bun, no? B-U-N, ok, B-U-N. Devi assaggia un po' il pan, che ne pensi? Cioè, ma è trasparente, nel senso questo non è invasivo poi sul panino, no? No. A volte trovi questi bun che ci sono sempre dei semi di sesamo, o vengono fatte appunto delle aggiunte anche di sapidità. Sì. In questo caso è il neutro appunto giusto. Scaldiamo a vapore. Gli diamo una scaldatina a vapore. Ah, figo! Leggera, no? Guardate un po', ragazzi. Così diventa una nuvola. Bacon? Bacon. È già croccantizzato. L'hamburger sta proseguendo la cottura. Il bacon si sta scaldando. Il pane. Oddio, guardate! C'è ragione, è una nuvola. Brava Paola, è una nuvola. Salsa barbecue. Sì, tutti buoni a dire salsa barbecue. Sì. Fa vedere. Intingere nel dito. Vediamo un po' se l'hai comprata alla metro con il secchio da 18 litri. Buona. Rigorosamente fatta in casa. L'hai fatta te? Assolutamente sì. Ok. Insalata biologica. Insalata biologica. Notare ragazzi, questa non è l'insalata delle buste. Cipolla agrodolce. No, la cipolla sono perso, la cipolla agrodolce. Hashtag mortacci quanto è buona, ci sta. Paola, dimmi un po' che ne pensi. Assaggio. Vai. Si sente tutto, non c'è la predominanza di nulla. Volevo ritornare al discorso che facciamo prima. Sì. Molti panini troppo salzati tendono forse a nascondere qualcosa, sì, perché ti vanno a coprire completamente il sapore delle materie prime. Poi sente la cipolla, l'insalata, anche che abbiamo assaggiato prima. Sì. La salsa viene messa apposta solamente sulla base del panino. È vero, non ha fatto l'intrugliata. E poi alla fine che ti rimane in bocca il buon sapore della carne. Su che proseguiamo? Pulle. E dai, la conoscita. Questo è il pulled pork che Luca tu fai con la coppa? Coppa di maiale. Coppa di maiale. Quante ore d'affumicatura? 8 ore di preparazione? 24 di marinatura e 8. 24 ore di marinatura, 8 ore di affumicatura, stiamo a parlare di 32 ore. Immaginate le cose che voi potete fare in 32 ore, praticamente una giornata e mezza è il tempo che Luca impiega per fare il suo maiale sfilacciato. Era vado bene, senti che è liquido quando. Se no, se ti rimane tutti gli umori in. Bello umido, buono, ci sta. Questa parte scura è la caramellizzazione del rub, ovvero sia del mix di spezie che viene messo all'esterno. Guardate, lo vedete che qui, ragazzi, è un pochino più rosa? Lo vedete? Questo è l'inequivocabile, diciamo, indizio che è avvenuta l'affumicatura. Gli americani lo chiamano smoke ring, no? L'anello di fumo, e poi c'è la carne, eccola qua, con il suo colore classico. Wow. Boni, questo è iniziato, salsa barbecue, ok? Alla cena. E a quando vai? A Samaueo! Salsa barbecue alla cena. Buonissimo. Poi che ci metti? Cavolo. Cavolo! Condito con l'olio e aceto. Ok.
barbecue alla senape. Barbecue alla senape. Cavolo. Cavolo. Olio aceto. Il pulled. E un altro giro di salsa. E un po' di salsa. Metti sopra e vai cortando. Il panino scotta. Alt. Questo siamo scordati. Sì. Vedete ragazzi, chiacchiero così tanto che mando in tilt pure lo chef stellato. Colpa mia, eh. Vai. Tutta mia responsabilità. Maionese nostrano. Uno che ne pensi? No, ragazzi, deve venire a prosso panino. Assolutamente. È molto delicato. È molto delicato. Posso dire che questo è veramente un pulled pork? Cioè, lo puoi mangiare a quantità questo? Vabbè, buono il pulled pork. Mo se mangiamo il beef pulled, giusto? Pulled beef. Pulled beef. Cos'è che hai detto? Non l'avete già mangiato. Luca, l'ho mangiato ieri sera, ma le telecamere erano spente. Ah, okay. Che cazzo gli raccontiamo? Se bene, io ce l'ho spenta la telecamera. Ma lo rifai? Sicuro. Adesso ci penso. Grazie. Questo è manzo sfilacciato. Allora. Ore di lavoro? 10 di cottura. Sì. E 24 di preparazione. 30, cioè dietro a sta carne 34 ore di lavoro. Assaggiamo in purezza. Ovviamente scotta, le mie manine delicate. Ma dai, Ruschio, madonna, guarda qua, chi è? Signori e signori, Paola Marzella, chef Mario d'amianto. Nel frattempo questo mette la questa è? Maionese all'aceto. Maionese all'aceto. E del finocchietto. Pure il finocchietto. Tieni, assaggia. Com'è? È buona. Merita. Maionese, insalatina. Poi che ci metti? Pomodori passiti. Come fa so sti pomodori? Che... San Marzano, chef? Sì. Passiamo in forno. Ci siamo. Sbeng, questa è droga. Questa è droga. Chef, che taglio usi per fare? Reale di reggiana rossa biologica. Ah, sempre la reggiana rossa biologica. Sempre. Ma dici, gira voce che c'hai pure in giardino la reggiana rossa biologica, eh? Sì. Ti sei torto il cane e ti sei fatta la reggiana rossa. Yuhu! Yeah! Cagnotta scotta! Oh, vaffanculo! Mi sono mai ostinato così tanto! Ma dai, ma sei fragico, sei! Ma dai, come ti scotta? No, è piotti, guarda, chi è? Dai, un assaggio! Vado io? Dai, Cos'è essere credibile quando te mangi un hamburger, pa? Me mangio per mangiare! È buonissimo! È buonissimo! Ma buono veramente sto... Questo pomodoro freddo ci dà proprio quella schicchera che ci serve! Io pensavo che il pomodoro freddo fosse un errore. No. Invece no. No. Ma è fatta apposta. Perciò l'ha fatto bollentissimo il pulled, no? Porca miseria, che madonna che mina, tiè. Guarda qua. Hai visto? Michele, faccio due crocchette di... di pulled. Ma friggiamo le crocchette di pulled. Hai mai mangiato le crocchette? Grazie. Tiè. Hai mai mangiato le crocchette di pulled? No. Crocchetta di pulled pork e patate fritta. Con maionese. Con maionese. Col cazzo, questa me la mangio da tre quarti d'ora io. No, aspetta, no, facciamo un po'. Io ce la posso fare. Intigni bene. Intigni a me va bene così. No, teoria e tecnica. Ragazzi, teoria. Si prende, si verticalizza. Altezza così a filo a piombo, si va dentro, si tira su, si gira a 90 gradi, si tira su ed hai fatto una bella intignata. Tiè, mangia delle intignate. Capito, mi dico mangia come mangi te, non ho capito. Scotta? No, mio, questo no. A piedi. È buono. Questo non è buono, è mortacci quanto è buono. A Bergamo quando una cosa è buona come dite? Cioè noi a Roma mortacci quanto è buono. Dai parti due come dite? Che capata. Le buna. Le bu. Sempre con cluster, le bu. C'è da dire ragazzi, oggettivamente, al netto delle, diciamo, delle cazzate, delle chiacchiere che qui si fanno, che Luca sta interpretando, reinterpreta, sta riscrivendo il concetto di street food in Italia. È un precursore, ma la sua carriera è fatta di tante tappe nelle quali lui arrivava ed era un precursore. Quindi sono assolutamente certo che questo posto, diciamo, deve diventare una meta se vi piace mangiare bene, se vi piace sporcarvi le mani e mangiare bene,
e non attopparvi, praticamente riempirvi la panza con quel food porn che a volte è eccessivo. Questo è il mio personalissimo parere, suffragato dal parere di Paola. Perché il food porn farà la stessa fine, secondo me, delle pennette alla vodka. Che fine hanno fatto le pennette alla vodka? Bravo! Quindi ragazzi, venitelo a trovare. Però noi adesso ci dobbiamo togliere dalle palle, perché qui inizia a arrivare gente, ci trasferiamo, torniamo al ristorante, lì dove tutto è nato. Oh ragazzi, direi che ci siamo divertiti, no? Sì. Abbiamo mangiato bene. Un posto da mortacci quanto è buono, giusto? Dai, hai mangiato pure te, abbiamo mangiato tutti. Mangiato da Dio. Ok, la brasseria On The Road ve l'abbiamo fatta conoscere, se avete voglia di hamburger serio, di una declinazione fantastica dell'American Barbecue, l'indirizzo ve l'ho dato, Luca l'avete visto, andate a Dalmine e mangiate. Ciao a tutti ragazzi, e un abbraccio, e che la pace sia con voi. Ciao.